Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 13 aprile 2023. Ho dovuto per forza scegliere l'immagine di copertina qui sopra perché non ho grandissima memoria storica. Ma, salvi casi di liti scatenate in puntata in cui Maria De Filippi è scesa dal trespolo e può essersi un attimo seduta al centro. Io non ricordo di puntate di uomini e donne che si siano mai aperte con Maria che si accomoda al centro studio come una Gemma Galgani qualunque. E Maria ha lasciato i suoi sacri gradini ed è scesa in mezzo alla plebe per cosa? O meglio, per chi? Per Armando Incarnato. Sapete, tanti anni di lavoro sul blog mi hanno insegnato che non sempre si può dire ciò che si pensa davvero. O perlomeno, si può, ma il gioco deve valere la candela. E i personaggi di uomini e donne? Sinceramente, quella candela non la valgono. Per cui io ho un'idea, molto chiara e precisa, su ciò che si è visto oggi, ma non la dirò apertamente. Non la dirò apertamente, ma so benissimo che è la stessa di così tanti telespettatori che questo è davvero uno di quei casi in cui, pur non dicendo niente, ci diciamo praticamente tutto. Fermandomi, quindi, ad un commento superficiale, dico solo che oggi abbiamo assistito a 40 minuti di nulla. Zero, il vuoto cosmico, l'inutilità più totale. 40 minuti di scena madre di Armando che sono serviti a cosa? A cosa hanno portato concretamente? Cioè cosa diamine si è ottenuto? Che la De Fi ora chiamerà signorini per farci sapere che Armi era stato buono e il provino per il Jeff e VIP non l'aveva mai fatto? E a noi cosa straminchissa dovrebbe fregarcene, di grazia? L'ho già detto nella scorsa puntata e lo ribadisco, l'eventuale fatto di avere un manager e di ambire a entrare a far parte di qualche programmino trash sarebbe l'ultimo. Ma davvero l'ultimo, dei problemi di cui Armando dovrebbe preoccuparsi, sarebbe in assoluto la cosa che meno lo sporcherebbe rispetto a tutto ciò che ci ha mostrato in questi anni. E, mi dispiace, ma me le sue lacrime non inteneriscono manco per un secondo. Perché io non dimentico l'aggressività e la bava alla bocca con cui ha attaccato gente come Isabella Ricci. O la quasi totalità delle donne che ha frequentato dentro quello studio, non dimentico le insinuazioni e gli smirksmenti gratuiti rifilati a chiunque avesse anche solo osato muovergli mezza critica. Non dimentico le chiamate registrate e i vocali salvati, la zero sensibilità quando si trattava di gettare valanghe di letame su chi avesse osato minimamente pestargli i piedi, se ti sei comportato così per anni. Non puoi pretendere di far pena quando una volta ogni tanto l'oggetto degli attacchi, che, ribadisco, non erano manco gravi, sei tu. Lo schemino non funziona, mi dispiace. E mi ha sinceramente inquietato vedere Maria così accondiscendente, disposta pure a fare sta chiamata a signorini. Pur di tranquillizzare Armando e farlo tornare in trasmissione, come se poi lui avesse mai preso seriamente in considerazione la possibilità di andarsene lol, quando a ben vedere. In base alle famose regole del programma, l'incarnato doveva essere botolato anche solo per il fatto che da almeno due anni non ha fatto tre uscite di fila con nessuno. Boh, vabbè, dai, parliamo di niente, il nulla, abbiamo visto 40 minuti di super cazzola che sicuramente faranno volare lo schermo e restano. Appunto, una grande super cazzola. Dovrei ribadire concetti espressi mille volte in questi anni ma non c'ho voglia. Credetemi, non mi infervoro nemmeno più. Tutto resta come prima perché a tutti sta benissimo così, e l'unica cosa che potrà cambiare è che la De Fi. Se Aurora Tropea continuerà ad arrecare così tanto fastidio ad Armanduzzo Piccolo potrà silurarla e spedirla nei meandri degli studi Mediaset a fare compagnia ad Alda Deusanio. Il trono di Luca Daffré è, a mio avviso, un'altra super cazzola. La mia sensazione è che il tronista consideri uomini e donne esclusivamente una chance di lavoro. E per questo continua a puntare delle ragazze completamente acqua e sapone che, si sa, piacciono al pubblico a casa, ma che secondo me lui fuori da lì non avrebbe guardato manco di striscio. Ora, io non dico che nella vita si debba avere un unico prototipo estetico, però uno che ha come ultimo flirt celebre Oriana Marzoli, fisico bombastico e personalità molto esuberante. Che corteggiava Angela Nasti e che ha frequentato Sofico Degoni, mi pare proprio strano che entri agli Elus e all'improvviso noti solo ragazze che sembrano uscite dalla messa della domenica. Poi, oh, magari alla fine si innamorerà davvero,
E io glielo auguro pure. Ma al momento mi sembra tutto molto fake, compresa l'eliminazione di quella Alessia che è l'unica. Secondo me, che rispecchiava i suoi canoni, ma che ha botolato al volo dopo che il web si era sbizzarrito in critiche e insinuazioni. Se il web fosse stato buono per me Alessia sarebbe rimasta e come, ma siccome c'era il rischio di sporcarsi, cheat, ecco che adesso Alessia non solo viene silurata ma viene silurata con annesso scaricabarile dal lato di lei. E quindi puntando il dito su questo pseudo manager che gli ha fatto mezza battuta sulla loro esterna. Perché effettivamente tu accetti la corte di una con cui ti scrivevi, con cui avete conoscenza in comune. Una che ha già lavorato in TV, e poi ti stranisci per mezza frase del manager, sì, sì, certo. Boh, raga, mai avrei pensato di dirlo ma dopo la puntata di oggi io sono arrivata a sentire persino la mancanza di Silvio e Ciuccia Ascelle. Video della puntata, puntata intera lo sfogo di Armando Maria, Armando Col si dice devi farci i conti Armando, vengo sempre messo in discussione, Gianni, Armando tu non sei mai stato fidanzato qua dentro, Armando, Maria. Ti prego, fai quella telefonata, Luca e Alice dopo l'esterna Luca, Alessandra credo mi possa fidare di te. Ma, Luca, Alessia devo dirti che...